Eccoci, benvenuti a tutti gli ascoltatori della Bussola TV. Siamo con Angelica Di Vito, Technical Advisor presso la Missione Permanente della Costa Rica alle Nazioni Unite di New York, che lavora nella seconda commissione proprio addetta ai cambiamenti climatici e ai rifugiati climatici. Ciao Angelica, benvenuta. Grazie, ciao Giulia e ciao a tutta la redazione, grazie per l'invito. Siamo qui proprio durante la COP26 che si tiene a Glasgow fino al 12 novembre, che tratta proprio dei cambiamenti climatici. Quindi quale tema più attuale che questo? Perché sappiamo che il pianeta è in emergenza purtroppo costante, ogni giorno non è un timore di un'emergenza, ma è un'emergenza che tutti quanti noi viviamo. Tu proprio lavori nella commissione dedicata ai cambiamenti climatici, ci vuoi raccontare come si svolge il tuo lavoro? Certo, allora, anzitutto grazie per la precisazione e per la bellissima introduzione. Appunto, io lavoro nella seconda commissione che ha a che fare con quelli che sono i cambiamenti climatici e tutte le manovre economiche per attuali piani di mitigazione, adattamento e resilienza. Queste sono le tre misure previste dall'accordo di E proprio collegandomi all'accordo di Parigi non posso che menzionare la COP26, perché la COP26 ha quattro obiettivi e uno di questi prevede proprio l'implementazione di quelle che sono le normative dell'accordo di Parigi per rendere, in parole povere, molto più reale quello che è il piano previsto e l'attuazione di quello che è l'obiettivo dell'1,5 gradi centigradi, ossia impegnarsi a livello internazionale e nazionale affinché tutti gli stati possano mantenere un grado di inquinamento e di temperature tale da non superare l'1,5 grado centigradi. È molto interessante la COP che si sta svolgendo in questo momento ed è anche collegato al lavoro che faccio perché per la prima volta sembra che grande spazio venga dato ai giovani. Anche quest'anno c'è stata la High Level Week, che sarebbe l'incontro di tutti i presidenti che apre alle negoziazioni annuali presso l'Assemblea Generale. E nei loro discorsi non è mancato il cambiamento climatico e non è mancato il coinvolgimento degli under 30. Ed è per questo che quasi tutte le missioni, come appunto quella del Costa Rica, ha deciso di accogliere uno studente o un tecnico, come nel mio caso, che potesse avere due materie specifiche. Io seguo la seconda commissione, ma ho qualcosa collegato anche alla terza, perché tratto dei rifugiati climatici. E io sono fermamente convinta che le nuove migrazioni e i displacement legati alle enormi tragedie che stiamo vivendo a livello climatico, l'ultima vi è stata appunto in Sicilia, una terra che per noi sembrava quasi intoccabile, questo sta andando molto ad influenzare quelli che sono i nuovi fenomeni migratori. Anche perché, come giustamente tu hai detto, non è solamente un problema di clima, cioè il cambiamento climatico non riguarda il clima, ma riguarda le disuguaglianze sociali ed economiche. Perché appunto, paradossalmente, proprio i paesi che hanno contribuito di meno alle emissioni sono i paesi che subiscono di più gli effetti del cambiamento climatico, con appunto i migranti, i rifugiati climatici, e che è un tema che comunque spesso non si sente parlare di questo, ma è un effetto anche dovuto per esempio alla desertificazione. Per esempio, se parliamo dell'Africa, che comunque è uno dei paesi che contribuisce di meno alle emissioni, però è quello che subisce maggiori effetti. Secondo te, cosa si è sbagliato in questi anni? Cioè, in tutte queste conferenze, anche le assenze, purtroppo, che abbiamo visto anche alla COP26, pesano soprattutto i paesi più i protagonisti, possiamo dire, dell'inquinamento. Cosa si è sbagliato in questi anni? Perché si è minimizzato di fronte alle emergenze? Perché abbiamo pensato e hanno pensato che abbiamo avuto più tempo. Pensavano che la tecnica migliore fosse rimandare di anno in anno, infatti abbiamo avuto 26 COP, quante ancora ne dobbiamo avere per renderci conto che abbiamo un problema reale. E quindi il problema è stato rimandare oppure pensare che poi ci sarebbe stata un'altra sede più adatta per trattare di questi argomenti. Come ho già detto, quest'anno un po' tutti i capi di Stato hanno parlato dei problemi legati al cambiamento climatico. Poco però si è parlato di quelle che sono le risorse economiche necessarie per attuare tutti questi piani, che sulla carta mi sembrano meravigliosi. Però per le attuazioni io vedo che ci sono fortissimi cambiamenti a livello nazionale, soprattutto grazie all'impulso dei giovani. Però a livello internazionale c'è ancora un po' di, come dire, di confusione.
Perché? Perché nel momento in cui si attua un piano internazionale, questo va a compromettere anche un piano nazionale. E come tu hai detto, le disuguaglianze economiche, gli interessi economici giocano un piano assolutamente importante. Basti pensare che per convertire quello che è il mercato petrolifero bisognerebbe passare ad un'energia completamente green, andrebbero ad essere perse tantissime azioni, e soprattutto per quelle che sono azioni bancarie, e quindi tante sarebbero le ripercussioni economiche per le grandi potenze. Quello che mi fa ben sperare è appunto questa profonda presa di coscienza. Quello che non mi fa ben sperare è che, vedendo un po' il trend politico-economico, tra un anno ci sarà un altro tema che occuperà le aule e le COP. Quindi quest'anno è considerato come tema principale quello delle emissioni e dei piani a livello nazionale, secondo un'implementazione del Paris Agreement. Però temo che questi progetti di cui sta discutendo in questo momento non abbiano molta presa sulla realtà. Tant'è vero che ieri la Cina ha fatto una dichiarazione dicendo: ma perché stiamo ancora parlando del target 1.5 se 2 anni fa dicevamo che andava bene il target 2.0, quindi 2 gradi centigradi. Quindi ancora c'è un dibattito su quelle che dovrebbero essere, secondo me, delle linee ormai standard da inserire negli obiettivi, in particolare nell'obiettivo 13 dell'Agenda 2030. Quindi Quindi una mancanza di collaborazione, possiamo dire che uno dei difetti, cioè il meccanismo che non ha mai funzionato, è quello di non trovarsi mai su degli obiettivi che dovrebbero essere primari per tutti i continenti del mondo, non solo per delle realtà. Infatti l'Agenda 2030, firmata nel 2015, comunque è un documento importantissimo e appunto ci sono vari goal, tra cui quello del cambiamento climatico, ma anche l'aspetto dell'agricoltura, l'aspetto degli allevamenti intensivi. Se noi di quanto incide anche la disinformazione sugli allevamenti intensivi o sulla concezione del non mangiare carne, che viene ancora vista una cosa settoriale oppure che non incida, ma sappiamo bene invece che incide veramente tanto sull'inquinamento globale. assolutamente. Beh, di solito quando si parla di questo argomento, almeno per quanto mi riguarda, credo ci sia molta confusione tra il modo in cui gli animali sono trattati e quelli che potrebbero essere gli effetti sugli umani. Nel senso che se io parlo, per esempio, con mia nonna che dice io sono cresciuta coltivando la terra con animali miei, ho sempre mangiato carne, perché tu non mangi carne? Perché sono vegetariana. Perché non mangi carne? Io dico perché sono contraria a tutto quello che è il processo che viene messo in atto per avere come prodotto finale la carne da vendere. L'allevamento intensivo, il non rispettare i cicli naturali della terra, questi hanno un impatto veramente forte. E quindi, secondo me, la distinzione va ben oltre il mangio carne e non mangio carne, perché anche, per esempio, la coltivazione di avocado ha un effetto molto devastante sulla natura. Quindi non è solo il mangiare carne il problema è proprio il modo in cui si trattano gli animali. E questa disinformazione porta a tutta una serie di errori a catena, secondo me. Perché? Perché pensiamo che comprare un pezzo di carne ad un prezzo più basso sia più o meno vantaggioso, perché tanto tutti i tipi di carne si assomigliano. C'è una forte, come dire, confusione per quello che riguarda anche la lettura delle etichette. Quindi, secondo me, se riuscissimo anche solo ad educare le persone a comprendere che un determinato prodotto viene da una terra piuttosto che da un'altra, già sarebbe un primo passo. E poi fare nel nostro piccolo il lavoro più importante possibile, ossia insegnare alle nuove generazioni quello che è l'amore per la terra. Però, su questo punto preciso, non è solo una responsabilità che scaricano a noi più giovani o anche i più giovani di noi, è un lavoro che coinvolge tutti. Quindi non è solo il grande che va a trasmettere un messaggio al più piccolo, è un lavoro congiunto. Quindi ci vuole tanta anche consapevolezza, cioè la consapevolezza del consumatore, quello che bisogna insegnare e diciamo tramandare, no? Anche alle future generazioni, cioè che ogni nostra scelta ha una conseguenza. Quindi non pensare che non fa nulla, tanto poi non accadrà, cioè cercare di far capire che siamo in un'emergenza quotidiana, cioè non deve succedere un cataclisma prima di porre in essere delle misure adeguate. E quindi insegnare al consumatore che anche stesso la consapevolezza nel fare la spesa ha un peso e quindi noi possiamo scegliere.
E questo poi mi riporta a pensare anche al livello comunque di carenza normativa che c'è in Italia, proprio perché mancano leggi sui cambiamenti climatici, nonostante sia stato approvato il regolamento dell'Unione Europea proprio nel 2021, in Italia manca una normativa. Ci sono anche tanti problemi per quanto riguarda le aste per le energie rinnovabili. È come se ci fosse una burocrazia che intrappola anche un minimo istinto di cambiamento sia nelle generazioni o anche di tante persone che vogliono investire in questo settore. Cosa pensi che manchi ancora all'Italia per passare a uno step successivo e diciamo contribuire appieno con tutte le sue risorse sia umane che economiche alla lotta al cambiamento climatico? Beh, anzitutto io direi che l'Italia ha ospitato il Pre-COP 26 e questo incontro, diciamo, è stato un successo da un lato, ma dall'altro ha diciamo, fatto emergere tutta una serie di carenze, appunto, che tu hai nominato. La prima che io mi sento di dire è che noi non abbiamo un ministero dedicato al cambiamento climatico e quello che è il Ministero per la transizione ecologica non ha nulla a che fare con quelle che sono le misure di cui adesso si sta discutendo a Glasgow. È un settore molto molto preciso di cui non si sa ancora nulla, anche sul loro sito, diciamo, ci sono delle informazioni piuttosto vaghe e sarebbe difficile pensare che questo ministero da solo possa andare a sopperire a tutta una serie di mancanze legislative che abbiamo. Quindi, secondo me, il primo passo sarebbe a livello di educazione andare ad inserire nei programmi, soprattutto universitari, quelle che sono materie di specializzazione per il clima, perché io per formarmi sono dovuta venire negli Stati Uniti, quando invece avrei voluto tranquillamente fare un master che riguardasse il cambiamento climatico e l'energia rinnovabile in Italia, però questo non è stato possibile. Poi, dopo aver formato una classe di giovani e meno giovani consapevoli del problema, avere dei tavoli di discussione a livello internazionale, perché questo è quello che hanno fatto anche altri paesi come misure a livello nazionale, ossia chiamare persone che avessero già attuato dei progetti con dei risultati concreti. Per esempio, penso alla Danimarca o penso all'Olanda, e avere da loro quante più idee possibile e far nascere delle partnership, per poi concludere con un ministero che possa essere in grado di far fronte a quelle che sono le nuove sfide di cui si parla alla COP26. Quindi avere una classe preparata che possa rappresentare tutti quelli che sono i bisogni al momento evidenti a livello nazionale. Se penso ad alcune eccellenze italiane, me ne vengono in mente tante. L'ultima che potrei nominare è il premio Earth Prize che ha vinto Milano, è l'ex sindaco Sala. Quindi noi abbiamo dei risultati evidenti, solo che credo non ci sia un'informazione su questo e molti giovani siano anche demotivati perché non vedono alcuna possibilità di emergere in questo campo se non all'estero. E io sono la prima, purtroppo. Quindi, diciamo, dobbiamo sperare che questa COP26 porti i risultati che tutti quanti noi ci aspettiamo con grande convinzione. Abbiamo visto che comunque è stato previsto, diciamo, per quanto riguarda la deforestazione entro il 2030, di eliminarla, diciamo, la diminuzione di un terzo del metano entro 10 anni, quindi comunque di piccoli risultati, ovviamente c'è tempo fino al 12 novembre, quindi comunque noi speriamo che dal punto di vista istituzionale ci sia un cambio di rotta concreto, anche perché non c'è più tempo, non possiamo aspettare e guardare fermi, inermi davanti alla fine di quello, diciamo, del pianeta. E quindi da una parte ci deve essere, noi pretendiamo, le generazioni giovani devono pretendere che ci sia un cambio di rotta, come ho appena detto, ma dall'altra parte ci deve essere anche un cambio delle nostre abitudini. Spesso anche quotidianamente tante persone chiedono, ma noi cosa possiamo fare per cambiare, cosa possiamo fare per migliorare nel nostro quotidiano? E tante persone, nonostante il tema sia fondamentale, non sanno ancora cosa fare, continuano a, per esempio, comprare bottiglie di plastica, continuano a usare la macchina anche per piccoli spostamenti. Tu ci hai appunto detto, ci hai ricordato l'importanza degli allevamenti intensivi, cioè di non mangiare carne, di fare una scelta consapevole, però ci puoi casomai indicare, proprio perché sei esperta e lavori in quest'ambito, quali sono anche le cose più banali che a volte uno non pensa, che noi possiamo fare quotidianamente? Secondo te, qual è una sorta di range di azioni, di pratiche quotidiane?
Una piccola precisazione, io non credo che non mangiare carne sia la cosa più giusta. Io non la mangio perché è una scelta mia. Sarebbe più giusto dire inizio a mangiare una carne che possa essere allevata. Finita di consumo e scegliere una carne di cui si conosce la provenienza. E diciamo diventare più consapevoli, però questo non riguarda solo la carne, di tutto ciò che si mangia, perché io sono fermamente convinta che noi siamo ciò che mangiamo, quindi mangiando male non riusciamo a dare il meglio di noi e quindi questo per esempio porta ad una mancanza di energie e lo vedo che in tanti, come appena tu hai detto, usano la macchina per fare dei piccolissimi spostamenti. Quindi secondo me questa pigrizia nasce anche da una grande sfiducia. Come ho già detto, ci sono tanti giovani, tanti nostri coetanei, e tu lo sai bene, che sono molto sfiduciati e che pensano che alla fine un reale cambiamento non ci sia, che questo sia un incontro di soli potenti, capi di Stato, perché come ho anche nominato prima, quante ancora COP abbiamo bisogno per capire che questo è un problema reale? Quindi il tema del cambiamento climatico è iniziato ad essere un tema di discussione internazionale, si può dire dal 1972 con la Convenzione di Stoccolma, però da lì tanti altri progressi sono stati fatti. L'ultimo, l'8 ottobre, è stato riconosciuto il legame indiscutibile tra quello che è il diritto ambientale e i diritti umani. Quindi io penso che qualcosa si stia iniziando a muovere, però un reale cambiamento si avrà solo se nel quotidiano attuiamo questa che è una politica, secondo me, di rinnovata consapevolezza, cioè che noi siamo parte della natura stessa e non guardare la natura come qualcosa da altro da noi. Quindi il rispetto per la natura, il riuscire a condividere dei messaggi che siano positivi e non solo notizie tragiche, oppure il riuscire ad informarsi e a crescere. Perché se penso ad una crescita, guardo per esempio la nostra città, a Napoli, come una città che ha visto in qualche anno una profonda presa di coscienza del tema del riciclaggio. Però poi mi è sembrata che vi sia una situazione di stallo, oltre questo limite non si va, quando invece bisognerebbe pensare alla trasformazione dei materiali, non impedire totalmente che la plastica venga utilizzata, perché la plastica era stata almeno inventata come un oggetto di lunga durata, quindi eliminare la plastica in monouso e riuscire ad utilizzare la plastica che per forza di cose non può essere eliminata nel modo più intelligente possibile. Però sicuramente uscire dall'ottica di un consumo veloce e pigro, perché secondo me chi compra bottiglie di plastica è pigro, perché può spendere, fa un piccolo investimento, spende dai 5-10 euro, comprare una borraccia e riuscire poi a riempirla in qualunque luogo. Per fortuna l'Italia ha una buona acqua potabile. Infatti questo comunque è collegato sempre anche al tema del ridefinire gli spazi urbani, cioè la città, per esempio, come tu hai detto, Napoli, è una città che non permette molto spesso anche si è costretti ad utilizzare l'auto perché non ci sono alternative, quindi questo sicuramente è così. Quindi ci deve essere anche una ridefinizione, una progettazione ambientale in maniera che sia permesso ai cittadini di poter fare determinate cose non inquinando. Cioè, non consumando, come alla fine tu dici, anche per esempio andare al bar non comporta un consumo. Perché bisogna entrare in un bar e consumare bicchieri in monouso? Perché bisogna uscire per fare un piccolo spostamento, magari perché non funzionano i mezzi pubblici, magari perché non ci sono alternative. Quindi questo appunto deve essere un progresso che deve essere appunto attuato dagli organi centrali, ma poi, come si suol dire, col decentramento amministrativo, con le autonomie locali, con gli enti locali, quindi le istituzioni di prossimità, quale appunto il comune, fino a finire proprio alle municipalità. Quindi è una scaletta di una gerarchia che poi arriva fino a noi. Ti ringraziamo per essere stata qui con noi, per noi è stato davvero un piacere e speriamo di rivederci in qualche prossimo incontro perché terremo questo format ambientale, appunto, dei vari approfondimenti. Tu sei stato diciamo, la nostra prima ospite e in bocca al lupo per tutto. Grazie, in bocca al lupo a voi per questo format e vi seguo e vi continuerò a seguire. Grazie mille. Grazie.